Salmo 94 ha un'andatura piuttosto serena a prima vista. Tuttavia ci accorgiamo ben presto che ciò che sta nell'interno, il tema di questo Salmo, è molto simile alle proteste profetiche contro la corruzione e la prevaricazione del potere, contro tutte le perversioni nei confronti della giustizia, contro tutte le umiliazioni dei poveri. Infatti, ascolteremo in apertura e in finale un appello veemente al Dio che fa giustizia, senza parzialità. Noi ascolteremo anche due lamenti che salgono verso il cielo, ma che hanno la certezza che su tutto e su tutti si erge la figura del Signore della giustizia, il quale è il tutore dei diritti delle sue vittime. E allora delle vittime dell'ingiustizia. Le vittime appartengono a Dio. Gli oppressori devono fare i conti non tanto con la realtà debole dell'umanità, quanto piuttosto col Signore unico della storia. E la frase fondamentale è appunto nella dichiarazione terminale che la grazia del Signore sostiene ogni persona debole e vittima. Salmo 94. Dio che fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia, mostrati. Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. Fino a quando gli empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno? Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori. Signore, calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, mettono a morte gli orfani, dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura. Comprendete, insensati tra il popolo, e voi, stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio forse non guarda? Chi regge i popoli forse non castiga lui che insegna all'uomo il sapere? Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio. Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge per dargli riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa, perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare, ma il giudizio si volgerà a giustizia. La seguiranno tutti i retti di cuore. Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi starà con me contro i malfattori? Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio. Quando dicevo: il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che fa angherie contro la legge? Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio e il mio Dio. Egli ritorcerà contro di essi la loro malizia. Per la loro perfidia li farà perire. Li farà perire il Signore, nostro Dio.